Salve a tutti, oggi parliamo di Octodad Deadly Sketch, un titolo indipendente recentemente uscito su Steam, sviluppato da Young Horses. Si tratta di un titolo piuttosto particolare per il gameplay che propone, infatti siamo all'interno di una specie di avventura puzzle nel quale interpretiamo una piovra, un polipo, come volete chiamarlo, che si camuffa, si traveste e cammina sulla terra comportandosi come una persona normale. Infatti ha anche una famiglia, una moglie e due figli. Non chiedetemi come mai sia riuscito a fare dei figli umani essendo un polipo, perché non lo so. E qui noi dovremmo semplicemente guidarlo attraverso vari scenari, varie avventure nel quale lui dovrà fare delle cose normalissime, come fanno tutte le persone ogni giorno: andare a fare la spesa o portare i figli all'acquario. E dovrà quindi fare le cose che fanno tutti gli altri normalmente, però con la difficoltà di essere un polipo, una piovra. Ma ci sarà anche un'altra difficoltà, ovvero una specie di cuoco che sa che lui è una piovra travestita da umano, ma vuole smascherarlo e vuole far vedere che non è umano davanti a tutti quanti. Dunque, il gioco propone una serie di livelli, vedete qui io l'ho finito, questi qui sono tutti i livelli che propone il gioco, sono abbastanza brevi, qualcuno un po' più complicato degli altri, normalmente, ma il gioco non ha livelli di difficoltà diversi e vi porterà via al massimo un paio d'ore, non di più. Però diciamo che oltre alla campagna single player c'è anche la possibilità di scaricare nuovi livelli grazie all'editor che è installato nel gioco. Come vedete qui abbiamo già un livello installato, ma attraverso il workshop di Steam si possono creare nuovi livelli e scaricarne degli altri, quindi diciamo potenzialmente allungare l'esperienza di gioco con diversi tipi di sfide. Ma abbiamo anche la cooperativa, infatti il gioco, come vedrete, sfrutta il movimento dei tentacoli del nostro polipo, permettendo ai giocatori di cooperare al massimo in quattro, ognuno controlla un tentacolo. Quindi diciamo che c'è una specie di divertimento in più, perché le cose si diventano ancora più complicate quando si controllano lo stesso personaggio in quattro persone. Ma ora vedrete come si propone il gioco e il gameplay. Dunque posso scegliere un livello, direi quello del supermercato. Dunque, questo è il nostro personaggio, come vedete è vestito da umano, da uomo, però ha dei tentacoli ed è effettivamente una piovra, un polipo, e per muoverlo semplicemente bisogna utilizzare il mouse, il tasto sinistro e il tasto destro per muovere le gambe, quindi gamba sinistra, gamba destra, e vedete che è tutto così molliccio, e allungabile, stirabile, e i controlli sono fatti apposta per essere così abbastanza imprecisi da rendere il tutto molto comico e anche più complicato da fare. Questa persona che ci sta guardando è, diciamo così, una persona umana che, se faremo delle cose strane o spaccheremo tutto o ci comporteremo in modo assurdo, comincerà a scoprire il fatto che non siamo umani. Oltre alle gambe si possono controllare le braccia, schiacciando il tasto centrale del mouse si selezionano le braccia e si muovono su e giù con la rotella, e poi si possono ovviamente afferrare oggetti di vario tipo. Ora, abbiamo diversi compiti, ogni livello ci porta all'interno di una situazione diversa, in questo caso il supermercato, e abbiamo degli obiettivi da completare ogni volta. In questo caso devo prendere una pizza surgelata, e sono qui dentro, quindi io passo da dentro, devo riuscire a superare gli ostacoli. Dunque, il gameplay di Octodad è assolutamente comico ed esilarante, già solo per il fatto che impersoniamo una piovra tutta molliccia che deve muoversi all'interno di un ambiente umano. Vedete che passa attraverso degli interstizi strani, poi c'è dell'aria che lo trasporta. Il fatto è che il gioco si dipana tra la comicità di vedere quello che sta succedendo e di fare delle cose strane, anche la difficoltà di farle. Infatti il gioco, per quanto possa sembrare banale e così abbastanza portato verso il comico piuttosto che verso il gameplay, è decisamente complicato in certi punti. Certi livelli propongono delle sfide o dei compiti che non sono semplici da portare a termine, proprio perché stiamo controllando un polipo molliccio con il quale bisogna allungare le gambe o afferrare oggetti con i tentacoli. In questo caso devo prendere l'ultimo pacco di cereali che ha preso questa signora, l'ha messo nel carrello, ma devo farlo in un momento in cui lei non mi vede.
Quindi sfruttare il momento, ecco fatto, allungare il braccio e prenderlo. E il gioco è anche abbastanza gradevole da giocare, perché c'è appunto tutte queste situazioni comiche, situazioni particolari nel quale il nostro polipo cerca in tutti i modi di tenere celata la sua natura, quindi evita qualsiasi situazione che possa essergli di pericolo, che possa far scoprire alla sua famiglia che lui non è un umano vero e proprio. Quindi ci sono delle situazioni comiche che vengono a crearsi e che fanno di Octodad veramente un'avventura carina, bella e gradevole, soprattutto dall'inizio alla fine. Poi ovviamente, come detto prima, il gameplay non è così banale, anche perché vedete quanta difficoltà ho a muovere un tentacolo per farlo andare su da questa zona. È abbastanza complicato, devo dire, perché come detto prima i controlli sono molto approssimativi e sono fatti apposta in questo modo, perché così la difficoltà aumenta e il nostro personaggio, le nostre avventure diventano ancora più comiche. Ora devo aspettare che la soda arrivi. Tengo allungato il mio tentacolo e clicco per afferrare quello che devo prendere. Diciamo che l'esperienza, essendo abbastanza breve comunque, si può allungare, come ho detto prima, attraverso nuovi livelli, ma soprattutto gran parte del divertimento arriva dal fatto che si può cooperare con altri 4 giocatori per controllare ognuno un tentacolo. E avete già capito da qui che il compito diventa veramente arduo quando ci sono 4 persone con 4 teste diverse che cercano di muovere contemporaneamente o, come dire, collaborare per svolgere i compiti. Già è difficile da soli controllando tutti i tentacoli e il movimento e quant'altro. Pensate in 4, uno che muove un braccio, una che muove una gamba, le persone che non sono coordinate e vengono fuori le cose più comiche che si possano immaginare. L'unico difetto che posso riscontrare in Octodad Deadly Sketch è la gestione della telecamera. Molte volte la telecamera si muove autonomamente e va a complicarci la situazione. Non so se si sia voluta come fatto dei controlli imprecisi, non credo. Perché alle volte è assolutamente fastidioso vedere che la telecamera non segue i nostri movimenti, non ci fa vedere bene i livelli, ci fa vedere bene le vie che possiamo prendere o non ci dà una visione d'insieme della zona in cui ci troviamo. È piuttosto fastidioso perché alle volte compromette anche lo svolgimento di un'azione. Nulla che poi non si possa gestire o comunque ovviare, però diciamo che è una cosa piuttosto fastidiosa e diverse volte vedete che la telecamera fa dei movimenti strani, un po' così fuori dal normale e non vi dà la possibilità di capire esattamente cosa sta succedendo. Ora stiamo arrivando alla fine del livello in cui vedrete il fantomatico cuoco che vi ho detto ha smascherato il nostro polipo e che vuole affettarlo e servirlo come sushi. Ora questo è qui si configura anche uno dei casi in cui la telecamera fa le bizze, ovvero noi stiamo scappando con questo tipo di inquadratura. Arriviamo qui e pensiamo che la via sia sbarrata. In realtà c'è un'altra via da qua, di questa parte qui. Si passa di qua. Ma adesso, perché io lo so, perché l'ho già fatto questo livello, ma la prima volta che lo facevo non avevo assolutamente idea che ci fosse un'altra via, perché semplicemente la telecamera non me la faceva vedere. Ora qui sono incollato e sono morto. Vabbè, pazienza. Semplicemente la telecamera non si girava da quella parte e io non avevo nessun sentore del fatto che ci fosse una via da quella parte lì. E questo è soltanto uno degli esempi della gestione della telecamera un po' così, un po' strana e alle volte difficile da capire, da comprendere. Ma per il resto comunque il gioco è veramente piacevole, veramente gradevole e divertente in ogni suo aspetto, soprattutto per la caratterizzazione del personaggio, del protagonista, che cerca in tutti i modi di farsi, diciamo così, accettare come persona umana anche se non lo è. E i diversi livelli poi propongono diversi tipi di sfide che non sono tutti uguali, come ad esempio muoversi o prendere un oggetto, ma diventeranno anche più complesse e ci permetteranno anche di fare cose diverse, di gestire il nostro personaggio in modi tutti nuovi. Quindi a mio modo di vedere è un titolo consigliato. Al momento è venduto su Steam con lo sconto del 20%, il prezzo pieno sarebbe €13,90, ma con sconto del 20% potete comunque
interessarvi a questo titolo, che nel mio modo di vedere vale la pena. Come al solito, io spero che il video vi sia piaciuto. Scrivete dei commenti qui sotto sul gioco, su quello che vi farà voi. Iscrivetevi al canale per altri contenuti di questo tipo e noi ci vediamo alla prossima.